Eccoci, gloria a Dio, grazie, pace e buonasera a tutti. Un abbraccione da Babbo Mario. Vorrei entrare lì nel telefonino e darvi tutti un abbraccio a tutti quanti. Siete speciali, siete alcuni di voi siete ancora più speciali degli altri che non li conosco. Ok, prima di tutto vorrei ringraziare tutte quelle meravigliose persone che mi aiutano ad andare avanti nel ministero con donazioni fatte a Bosco. Grazie. Non finirò mai di dirvi grazie. Alcune di voi non riesco a rintracciare e ringraziare personalmente, lo faccio qui. Grazie, semplicemente grazie. Ok, bene. Ricapitoliamo un attimo ciò che ho detto mercoledì scorso a riguardo di poter riconoscere la voce di Dio. Ok? Stiamo parlando di come riconoscere la voce di Dio, quindi mercoledì scorso, fra l'altro domenica, poi lo ripeto, ma domenica sera non ci sarà la diretta perché è il compleanno di mio figlio, del mio bambino, Malco, e quindi scusatemi, ma sono più importante lui. Ok, quindi alcuni punti per come riconoscere la voce di Dio. Uno, non esistono modalità per riconoscere la voce di chi ami. Ok, come ho detto tante volte, se mi telefono a mia moglie è stata lontana 2 giorni, è andata a casa di mia figlia Maruska, qui a un centinaio di chilometri, e mi chiamava. Non ho bisogno di dire scusi, ma lei chi è? No, perché riconosco la voce di colei che amo disperatamente. Quindi quando tu ami qualcuno non hai bisogno di un manuale per come riconoscere la sua voce. Quindi la chiave cos'è? La relazione con Dio. Due, esistono indubbiamente livelli di maturità diversi. Quindi ci sono persone che sono arrivate a un certo punto di maturità e ripeto, non santificazione, non spiritualità, quelle sono tutte uguali. Il momento che tu diventi un cristiano, sei al livello 100% di santificazione, 100% di spiritualità, 100% di perfezione, non puoi andare al di là perché hai la perfezione di Cristo in te, nel tuo spirito. Quindi quello non puoi aumentare, non puoi perfezionare la perfezione, non puoi migliorare il meglio. Ma ci sono livelli di maturità diversi. Paolo parla del rinnovamento della mente, ci sono della santificazione della condotta, del comportamento, quindi ci sono livelli di conoscenza della parola, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi questo non si mette in dubbio ed è per quello che si parla di queste cose, si cerca io almeno cerco di espandere, cerco di chiarificare queste cose il più possibile. 3, la chiave per sentire la voce di Dio non è essere re, pastori, profeti o apostoli, come nel Vecchio Testamento, ma è essere figli. Romani 8,14 dice: chiunque guidato dallo Spirito di Dio, quello è un figlio di Dio. Quindi la guida dello Spirito di Dio è relativa all'essere figli, quindi alla relazione, la relazione con Abba, papà, che ti permette di riconoscere la voce di Dio. Nel Vecchio Testamento dovevi essere un re, un profeta, un apostolo, una persona speciale perché Dio ti identificasse come oggetto della sua discussione, la sua voce. Oggi tutti, chiunque, può parlare con Dio. 4, 2 Timoteo 2,13 che dice: se siamo infedeli, egli rimane fedele perché egli non può rinnegare se stesso. È una meravigliosa rete di sicurezza nel circo delle decisioni. Una volta che fai un salto mortale nella vita, che devi fare una decisione importante, se per caso pensi di aver sentito la parola di Dio che ti dice fallo e invece sbagli, non perché Dio sbaglia, perché tu sbagli, pensi di aver sentito Dio, invece hai sentito il paperino, non lo so,
ma questa scrittura ti dà la possibilità di cascare nella rete della rete di sicurezza della grazia di Dio, e anche se prendi la decisione sbagliata, Dio ti aiuta a tornare indietro e a rifare la strada diminuire le conseguenze. 5. Non crearti mai un'esperienza o un credo piuttosto sull'esperienza di altri. In altre parole, se uno ti dice: no, io ho sentito, ho parlato con un angelo, ho avuto una visione, o eccetera eccetera, non cambiare mai il tuo punto di vista perché lui ha visto un angelo. Paolo dice in Colossesi 2:18: nessuno vi derubi del premio con un pretesto di umiltà e di culto degli angeli, fondandosi su visioni, cose che non ha visto, essendo temerariamente gonfio a motivo della sua mente carnale. Quante persone che vengono: io ho visto una visione, io sono andato in cielo, io sono sceso, io ho parlato con Davide, ho parlato con Gesù. Con tutto il dovuto rispetto, che Dio ti benedica, però io non ci credo, e quindi non cambierò mai il mio punto di vista su come relazionarmi con Dio, perché tu sei andato in cielo e hai parlato direttamente con Lui. Ok? 7. C'è un modo per essere più sicuri che la voce che sentiamo nella nostra mente è quella di Dio e non la nostra, o peggio? Sì. 7 filtri attraverso i quali far passare tutto ciò che pensiamo che Dio ci stia dicendo. E questi sono i 7 filtri, ne abbiamo fatti 3. Oh, ma prima voglio fare una constatazione prima di incominciare, ed è questa. Una cara sorella mi ha chiesto, giustamente, alla luce di quello che avevo detto oggi, cos'è oggi? Mercoledì, domenica scorsa, mi ha chiesto questo: visto che la natura di Dio è di non abbandonare, come dice la scrittura, e come hai detto tu, questo vuol dire che non posso lasciare la chiesa religionista in cui mi trovo? Ed è una domanda valida. Perché quante persone che si sentono in colpa perché dice: Gesù vuole che io appartenga alla sua chiesa e non la devo abbandonare. Amore mio, la mia risposta è stata molto semplice: non puoi mai lasciare la chiesa di Cristo, puoi solo cambiare ubicazione. Ci sono tantissime espressioni della chiesa di Cristo, e non la potrai mai lasciare perché tu non, ripeto, non la personalità di Dio è di non abbandonare, quindi in te c'è lo spirito di colui che non abbandona. Ma non ti sto parlando della chiesetta locale o della comunità o questo o quello, ti sto parlando della chiesa di Cristo. La chiesa di Cristo non la devi, non la puoi abbandonare, ma la comunità locale cambia ubicazione. Invece di andare alla chiesa di Cristo che si chiama Parola del Fratello Pasquale, vai a quell'altra che dice Parola della Fede, eccetera, di Giuseppina. Ok, qualunque sia, cambi ubicazione, ma non perdi, non abbandoni la chiesa. Ok, bene. I primi 3 filtri di cui abbiamo parlato domenica sera erano pace, libertà e verità. Oggi vedremo i rimanenti. Filtro numero 4. Importantissimo. La voce di Dio avrà sempre una base d'amore e di grazia. Il cristianesimo è l'unica fede non basata su di me, ma basata su Dio. Tutti gli altri credi, tutte le altre fedi si fondano sul concetto del baratto. Io do qualcosa a Dio e Lui forse fa qualcosa per me. Tutte dalla prima all'ultima, incluso il cattolicesimo, incluso tutte le varie, i vari avventisti, testimoni di Geova, mormoni, chi più ne ha più ne metta, l'Islam, l'Hindu, tutte le religioni, qualsiasi religione è basata su quello che faccio io e Dio la sua risposta a quello che faccio io. Il cristianesimo no, il cristianesimo vero è basato sull'iniziativa di Dio. Poiché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato. Tu non c'entri niente, devi solo ricevere e basta. Nelle altre religioni dicono: poiché tu hai tanto amato Dio, allora Dio si è sentito in dovere di dare. No,
Il cristianesimo vero dice: poiché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato la sua iniziativa, il suo movimento, la sua azione, non la tua. Ok, in altre parole, il succo della religione è la mia prestazione, mentre il succo del cristianesimo è l'amore di Dio, perché poiché Dio ha tanto amato che ha dato. Quindi il succo del cristianesimo è l'amore di Dio che opera in quanto ama. Prima Giovanni 4,16 dichiara la natura di Dio, dice: noi abbiamo conosciuto e creduto l'amore che Dio ha per noi. Dio è amore, e chi dimora nell'amore dimora in Dio e Dio in lui. Nota bene che Giovanni non dice Dio ha amore, dice che Dio è amore, non il temperamento, gli attributi o le particolarità caratteriali. No, l'amore è la natura di Dio, ciò che lui è, non ciò che lui ha. Ciò che lui Dio è amore, quindi non può negare se stesso, non può tornare indietro sulla sua personalità, perché la sua personalità è amore. È quella di disperdere amore, è quella di esudere, non so se si dice, amore. Ok? Ergo, se pensi di stare ascoltando la voce di Dio e vuoi rassicurarti sull'identità della fonte, sarà meglio che ciò che senti sia basato, fondato, impregnato di amore e di grazia. O non è Dio? Semplice. Oh, solo un paio di esempi, ce ne sarebbero diversi, ma solo un paio. Oh, e questo test può essere applicato anche a esseri umani, cioè ascolti la voce di Dio e fai questo piccolo test, questi piccoli esempi, ma anche a un pastore, anche a un amico, anche un insegnante, questi sono dei test per vedere se lui viene, se parla da Dio o no, se la voce che ascolti è quella di Dio e se, che viene da un uomo o che viene dalla tua mente. Oh, primo, la condanna non è la voce di Dio. Hai peccato di nuovo, sei incorreggibile, questa volta non ti posso perdonare, l'hai fatta troppo grossa. Eh no, amore mio, non sei Dio. Dio non parla così. Il giudizio non è la voce di Dio. Ma non sei capace a far niente, sei un fallito, sei spiritualmente povero e non hai ciò di cui hai bisogno e non ce l'avrai mai. Fede, santificazione, integrità, obbedienza, non hai abbastanza fede, non hai abbastanza obbedienza. Giudizio no, il giudizio non è la voce di Dio. Quindi se queste sono le cose che senti, date la gambe levate, perché non è Dio che sta parlando. L'egemonia, bella ragazzi, parolone, l'ho trovato su Wikipedia. L'egemonia e il comando non sono la voce di Dio. Sarà meglio che fai quello che ti ho detto di fare, altrimenti ubbidiscimi o mi dai retta o non rispondo alle tue preghiere. No, quello non è Dio. Che tu sia il leader spirituale, il pastore o quello che sia che dice queste cose, che tu sia quello che tu pensi essere la voce di Dio, quella voce non viene da Dio. Eccetera, 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 eccetera. Oh, ma Marchio, ma perché insisti sempre così tanto sull'amore di Dio e sulla sua grazia? Amore mio, perché se non si basa la nostra relazione con Dio sul fatto che Lui ci ama, principalmente che ci ama così come siamo, il buono, il brutto, il cattivo, senza richieste di cambiamento, condizioni o minacce di intervento, immancabilmente andremo a finire nel vicolo cieco del religionismo e dell'infelicità. Prima o poi. La miseria del religionismo, la miseria intensa, l'infelicità, la tristezza del religionismo. Prima o poi ci vai a finire, se non parti dal punto di vista, dalla base, dal fondamento, Dio mi ama così come sono, e da lì poi parte tutto. Oh, ho appena finito di ripiastrellare il mio bagno con piastrelle giganti di 60 cm per 60 cm. Oh, guardando il piastrellista lavorare, mi chiedevo come mai ci metteva così tanto per cominciare. Misura, controlla, livella, posiziona, metti la piastrella, spostala, riparti, rimisura. Quando gliel'ho chiesto mi ha risposto semplicemente:
guardandomi un po' come dire, tu non capisci niente. Se sbaglio la prima, viene tutto storto. Eh sì, amore mio, esattamente, la rivelazione dell'amore, grazie di Dio, sono la prima piastrella. Se sbagli quella, viene tutto storto. Se non hai la prima piastrella piazzata perfettamente dell'amore, della grazia di Dio, Dio mi ama così come sono, Dio ha perdonato tutti i miei peccati, Dio mi ha graziato di tutto, non mi giudicherà. Cioè, quella è la prima piastrella che deve essere piazzata perfettamente, se no viene tutto storto, se no prima o poi vai a finire nel vicolo cieco del legalismo, della tristezza, della miseria. Ecco il motivo per il quale la maggior parte dei cristiani non sono tranquilli nella loro relazione con Dio. Ma mi vorrà ancora bene Dio, ma ho deluso Dio, ma ho perso la salvezza, ma ho commesso il peccato che è mortale. Mamma mia ragazzi, non si sentono né rilassati, né certi, né liberi, né felici, non si sentono. Perché? Perché non hanno la prima piastrella al posto giusto. Dio mi ama così come sono, punto. Dio mi ha perdonato tutti i peccati, passati, presenti e futuri, punto. Dio non mi giudicherà mai e poi mai, perché mi ha già giudicato in Cristo, punto. E io non smetterò mai di amare Gesù, in quanto al momento della mia rinascita Dio mi ha dato un cuore nuovo che è perfetto e incorruttibile, punto. E questa è la prima piastrella. Poi da lì parte tutto. A conferma di questo, leggiamo Efesini 2 dall'1 al 6 nel mio libro L'Annuncio, le lettere di Paolo, libera interpretazione di Babbo Mario, un'interpretazione delle scritture in lingua corrente e alla luce della grazia. Ok? Non tanto Efesini 2 dall'1 al 6. Se avete la vostra Bibbia, seguitemi sulla Bibbia e vedete se va bene o no. Non tanto tempo fa voi eravate ancora imprigionati nelle sabbie mobili del peccato, quel vecchio modo di vivere a cui eravate abituati. Lasciavate che fosse il mondo a dirvi come comportarvi. Sarebbe come chiedere a un pesce di insegnarvi a scalare un albero. Vi riempivate i polmoni di aria infetta dallo spirito di incredulità ed esalavate ribellione. Noi e voi, tutti nella stessa barca, ostinati, arroganti, bacati, tutti colpevoli allo stesso modo. Era come se una passione perversa avesse dato vita a una generazione universale di figli deformi. Che tristezza. Ma Dio, che meraviglioso duetto di parole, ma Dio. Ma Dio aveva dei piani ben diversi per le sue creature. Il peccato ci aveva lasciati morti al suo cospetto, come tanti cadaveri spirituali. Eppure, anche in quello stato di morte e totale incapacità, Dio ha voluto rianimarci in Cristo. A causa del suo grande amore per noi, Dio ci ha salvati con la sua grazia e ci ha messo a sedere sul trono alla sua destra in Cristo. A causa del suo grande amore per noi, Dio ci ha salvati. Nulla da aggiungere. Quindi, Il quarto filtro è: se non c'è una base di grazia e di amore, non è Dio che sta parlando. Oh. Il quinto filtro, attraverso il quale dovremmo far passare qualsiasi voce che sentiamo, è quello del buon senso. Ci vuole una conferma dal buon senso. 2 Timoteo 1:7. 2 Timoteo capitolo 1 versetto 7, e leggo dalla Bibbia della Gioia. C'è Dio infatti non ci ha dato uno spirito di timidezza, no, anzi no, questo qui è questa è la Diodati. 2 Timoteo, fammi leggere, secondo Timoteo 1:7 e dice questo: Dio infatti non ci ha dato uno spirito di paura, ma di potenza, di amore e di, qui tradotta, saggezza. Oh, la parola saggezza è la parola sophronismos, che è un compendio di sozo, che vuol dire salvare,
Efrein, che vuol dire comprensione. E questo saggezza, che ha tradotto saggezza nella Diodati disciplina, potrebbe essere tradotto buon senso. Sofranismos vuol dire buon senso, vuol dire la comprensione salvata, recuperata, quindi buon senso. La versione dell'Annuncio, di nuovo il mio libro, la mette così: ciò che Dio ci ha dato è la potenza dell'amore e il dono di poter usare la testa quando c'è da prendere delle decisioni importanti. Oh, un'altra scrittura importante in questo contesto è 1 Corinzi 2,16, che dice: chi ha conosciuto la mente del Signore per poterlo ammaestrare? Ora noi abbiamo la mente di Cristo. Purtroppo sembra quasi che per poter essere cristiani bisogna, come si dice in inglese, check your brains at the door, lasciare il cervello in anticamera. I cristiani devono essere super spirituali, non devi usare la testa perché lasciamo il cervello in anticamera. No, proprio come vi ho detto per il vaccino, informatevi, considerate le conseguenze, non lasciatevi influenzare dai mass media, pensate e pregate per conto vostro. Non andate cercando sempre il permesso di apostoli, santoni e pastori particolarmente unti, che non sono altro che intermediari di cui pensiamo di aver bisogno perché non abbiamo fiducia nel nostro giudizio. Gli intermediari, il rabbino per gli ebrei, il sacerdote per i cattolici, c'è sempre uno fra noi e Dio, quello che Israele disse a Mosè: no, noi non parliamo con Dio, vai tu sul Sinai, parla tu con Dio e poi ce lo vieni a dire. E non è cambiato niente, rimane quello. Babbo Mario, di a tutti che non devono prendere il vaccino. No, 100.000 volte no. Informatevi, pregate, trovate le soluzioni, parlate con dottori, parlate con amici, consigliatevi, prendete pregate e poi pigliate la vostra decisione. Avete la mente di Cristo, avete la mente di Cristo, lo potete fare. Usate il buon senso. Dio ve lo ha dato, usatelo. Se la voce che pensate di sentire vi dice di fare qualcosa di particolarmente strano, bislacco, insensato, fermatevi e fatela passare attraverso gli altri filtri, perché probabilmente Dio vi ha dato la mente di noi abbiamo la mente di Cristo. Non possono arrivare delle cose, non dico che Dio non ci può dire di fare qualcosa di strano. Quando io ho iniziato Bosco avevo 700 euro in tasca e Dio mi ha fatto vedere tre edifici di un totale di quasi 3.000 metri quadrati sotto tetto. Eppure oggi, fin dal 2014, Bosco è stato costruito, finito, non c'è una lira di mutuo, quando io e Celeste ce ne andiamo lo lasciamo perfettamente, senza un debito, senza niente. Chiunque lo prende se lo trova tranquillo. E quella era una cosa strana. Però io ho una relazione tale con papà che mi sono sentito che effettivamente era quello che mi diceva lo Spirito di Dio. E la prova è che cosa? Il filtro numero 6, una convalida dei risultati. Quindi filtro numero 5, il filtro numero 5 è il buon senso, una conferma del buon senso. Filtro numero 4 è la base dell'amore e della grazia. Il filtro numero 6 è la convalida dei risultati. Oh. Per controllare la sorgente di ciò che sentiamo, questo filtro l'ho chiamato la convalida dei risultati, ok? Di quello che succede. Quante persone che ho conosciuto che pensavano di aver udito la voce di Dio hanno lasciato il lavoro e si sono messi a tempo pieno in comunità solo per doversi cercare un altro lavoro dopo un anno? Perché i risparmi erano finiti e non si potevano pagare le bollette. E non solo la voce di Dio, quanti così chiamati profeti che sparano sentenze, o come gli piace chiamarli, parole profetiche, con la loro sfera di cristallo e rovinano il futuro di credenti immaturi e ingenui. C'era un giovane mio conoscente in America che era capo di un'impresa commerciale con più di 1500 dipendenti. Giovane, il pastore della chiesa che questo ragazzo frequentava, ragazzo 30 passati, lo convinse ad iscriversi alla scuola biblica di quella chiesa
E un paio di mesi dopo profetizzò su di lui che, così dice il Signore, questa persona avrebbe dovuto prendere in mano il ministero dei giovani. Poi mica ero triste, ma 3 anni dopo questo mio conoscente aveva 15 giovani nel suo gruppo e una tristezza immensa nel cuore. Perché? Perché prima aveva un campo di missione di 1500 candidati alla salvezza che lavoravano per lui, che quindi poteva fare qualsiasi cosa, poteva parlargli, poteva presentare Cristo in maniera riflettere la luce della bellezza, della bontà, della pazienza, della pace, della gioia, eccetera, e quindi infettarli del carattere di Dio, del carattere di Cristo, ed erano tutti lì. Dopo 3 anni aveva 15 giovani nella comunità locale che avevano sentito il Vangelo per 18 volte e non avevano, aspettavano solo che finisse per andarsene a casa. Perché? Perché qualcuno aveva profetizzato, perché qualcuno gli aveva detto, perché non sto dicendo di non farlo, ma ti sto dicendo dopo un mese, prima, cioè quello che sto dicendo è questo: tieniti il lavoro di direttore, investiga la sorgente di quanto avevi udito attraverso il filtro dei risultati. In altre parole, prova, incomincia, parti. Se dopo un mese erano 10 e adesso sono 9, se dopo 3 mesi erano 10 all'inizio, adesso sono 11, se dopo 6 mesi sono ritornati a essere 10, se dopo un anno da 10 sono diventati 11, amore mio, non va, non hai sentito la voce di Dio, hai sentito la voce di uno che voleva sentirsi importante e ha profetizzato su di te. Quindi se i risultati non riflettono, dice, ma Marchio, tu come hai fatto con Bosco? Ho fatto così, ho detto, Signore, ok, partiamo. Ho parlato con l'impresario, gli ho detto, senti, io ho 700 euro, quanto costa mettere, livellare il terreno e preparare per la costruzione? Lui mi guarda, fa 700 euro, ok, siamo partiti. Quando i 700 erano finiti ce n'erano altri 1000, quando i 1000 erano finiti ce n'erano altri 5000 e siamo andati avanti così finché abbiamo costruito tutto quanto. I risultati hanno provato, hanno certificato il fatto che Dio aveva parlato. Ma non mi venire a dire che Dio ti ha parlato, ti ha detto di fare qualcosa, quando un anno dopo dice, no, allora adesso devo chiudere la comunità, devo tornare. Qui in Sudafrica ci sono degli amici miei che 3 anni fa hanno aperto una comunità qui, dove d'ora in poi non ci sarà più nessuno agli ospedali, noi andremo lì dentro, guariremo tutti, oggi hanno messo un video su YouTube dove vendono tutto quanto perché stanno andando in America, nella loro chiesa madre, per andare a fare la scuola biblica. E Dio si è sbagliato, probabilmente Dio si è sbagliato quando gli ha detto di fare quella cosa. E ragazzi, io mi scaldo un attimino soltanto perché queste cose sono vere, sono reali. Io vedo giovani che buttano via la loro vita perché un caro fratello gli ha profetizzato di dire, io ti vedo andare in Cina e diventare un missionario, o io ti vedo fare, e dopo 3 anni, dopo 4 anni, dopo 5 anni devono andarsi a cercare un lavoro che magari hanno lasciato prima, che era un bel lavoro, adesso devono andarsi a cercare un altro solo per in qualche modo riuscire a sopravvivere. Ma perché? Ma lascia che siano i risultati a confermare quello che Dio ti ha detto di fare, perché amore mio, ti dico una cosa, se te l'ha detto Dio di farlo, funziona, e se non funziona vuol dire che Dio non te l'ha detto. non è difficile, voi conoscete Babbo Mario, io sono una persona semplicissima, per me o funziona o non funziona, se non funziona non me l'ha detto mio padre. Quello che io chiamo la prova di Gamaliele, il rabbino di Atti 5, che rispose al concilio dei farisei, ricordate quando hanno arrestato gli apostoli che predicavano, il quinto capitolo degli Atti, predicavano al mercato, eccetera, eccetera, e li prendono e li arrestano.
e li vogliono fare allora il concilio, no, dobbiamo fare questo, dobbiamo fare quello, dobbiamo... E Gamaliele dice, wow, un momento, al concilio dei farisei, fermatevi, dobbiamo giudicare gli insegnamenti, se gli insegnamenti di questi apostoli sono validi o no? Ok, facciamo così, lasciateli stare. Se tutto questo non viene da Dio, fallirà. Altrimenti non pensate di poter ostacolare ciò che Dio ha detto. In altre parole, Gamaliele cosa dice? Lasciateli stare, lasciate che vadano avanti. Se Dio gli ha detto di farlo, funzionerà. E quindi non mettetevi contro Dio. Ma se Dio non gliel'ha detto, ma muore per conto suo, ma finisce tutto per conto suo, non vi preoccupate, non tirate fuori la spada e dire ah, guarda, no. Tranquilli, la prova di Gamaliele, la prova dei risultati. Tant'è vero che il nome Gamaliele nell'ebraico originale significa la ricompensa di Dio. I risultati della tua scelta sono la ricompensa di Dio. Ok? Il settimo filtro, l'ultimo filtro, io lo chiamo un'evidenza di armonia, l'armonia. Troviamo una descrizione meravigliosa dell'essenza di Dio nella Shemè, la preghiera del Deuteronomio 6:4 che gli ebrei recitano due volte al giorno, mattino e pomeriggio. Che dice questo? Ascolta, Shemè è perché ascoltare vuol dire, è la parola Shemè, tant'è vero che Simone vuol dire ascoltatore. Ascolta Israele, l'Eterno, il nostro Dio, l'Eterno è uno. Ok? Questa è la base sulla quale gli ebrei negano l'esistenza del Padre, Figlio e Spirito Santo, perché dice no, la Torah, il Deuteronomio, il libro della Torah, dice che l'Eterno è uno. Oh, la parola uno nel linguaggio, e io non ripeto, non mi credo di essere un maestro di lingue, lascio quello al professor Biancalana, il quale fra l'altro è in diretta adesso, si vede, e tutti che stanno a guardare Walter, vabbè, quindi non sono un professore di lingue, non le ho mai studiate, mi piacciono perché avendo un orecchio musicale le imparo in fretta. Ma non so, però mi piace studiare con le varie applicazioni, il greco originale, l'ebreo originale, mi piace andare a trovare il significato originale della parola e in qualche modo manipolarlo, metterlo insieme, perché sia greco che ebraico sono delle tessere, sono dei rompicapo. Ogni parola è un'immagine, una storia, ogni parola è una storia, non è fine a sé. Quindi la parola del uno nel linguaggio originale ebraico è echad e contiene in sé il concetto di unità, accordo, armonia. Quindi io penso che, e me lo confermano vari studiosi che sono andato a cercare, che la parola echad non vuol dire uno nel senso di uno, ma vuol dire uno nel senso di unità. Quindi, ad esempio, faccio un esempio, non è singolare, ma è un concetto di pluralità in uno. In altre parole, una dozzina sono 12, ma è una, non sono due dozzine, è una dozzina. Una coppia è una, ma sono due. Insomma, c'è quel concetto di unità, sono cose che sono insieme e sono, però sono uno, ok? Quindi Echad ha il concetto di unità, accordo, armonia. E tutto, statemi a sentire, perché tutto, questa è la natura basilare di Dio, a parte l'amore, tutto nell'universo funziona correttamente perché è governato da Echad, dall'armonia, dal sintonismo, dall'accordo, dall'unità. Le galassie, le stelle, il sistema solare, la Terra, la Luna,
tutto quanto è bilanciato, le distanze giuste, perché? Perché c'è un accordo, perché c'è un echad, c'è un'unità, c'è un qualcosa che... Immaginate se ci fosse disaccordo, che un pianeta da tutto un tratto Marte decide, no, io basta, ma girare intorno sempre a fare, non c'ho più voglia, adesso mi faccio un giretto intorno a Venere, e salta tutto. Tutto è bilanciato, tutto è in accordo perché la natura di Dio è echad, armonia, unità, accordo. I sistemi ecologici del mare, perché a me piacciono tantissimo vedere i documentari della natura, a parte il fatto che mi fa girare il... Mi fanno drizzare i capelli quando parlano di evoluzione perché mi viene voglia di spaccare il televisore. Non è l'evoluzione, è il had di Dio che fa funzionare il plankton che nutre le balene. La cosa più piccola che esiste nel mare nutre la cosa più grande che esiste nel mare. Sono le cose meravigliose di Dio, la bilancia, l'equilibrio, l'accordo del sistema ecologico del mare. Quello della terra, la stessa cosa. Fino a noi qui in Sudafrica abbiamo quello che si chiama lo scarabeo stercolario, che si fa delle palline di escremento di elefante e se lo porta nella sua tana. E cosa succede? Succede che lui prende il concime, diciamo, dell'escremento dell'elefante e lo mette sottoterra, ragazzi, perché possa servire come concime. Invece di restare lì al sole a seccarsi, lui lo piglia, ancora quando è bello soffice e manipolabile, e se lo porta nella sua tana sottoterra. Ragazzi, cose meravigliose che io passerò un'eternità soltanto a chiedere a Dio come ha fatto a creare tutte queste cose superbe, questo equilibrio meraviglioso che della terra. Ogni animale è in equilibrio con quell'altro, i predatori, i non predatori, gli avvoltoi che puliscono quello che rimane dalle uccisioni, che cose meravigliose. Il nostro corpo tutto funziona bene quando è in echad, in armonia, accordo, simpatia con se stesso e con Dio. E non funziona per niente quando è in dissonanza, disaccordo, antipatia con se stesso e con Dio. E questo funziona come? Funziona nel tuo corpo, funziona nella tua famiglia, funziona nella tua comunità, funziona nella nazione, funziona finché... Se c'è accordo va tutto bene. Il momento che entra il disaccordo incomincia a crollare tutto. Perché? Perché non c'è la presenza di Dio. La presenza di Dio è echad, armonia. Tutto funziona bene quando echad regna. Quando invece entra il disaccordo, dov'è che in Giacomo? Fammi vedere se lo trovo. In Giacomo dice... Dov'è che dice? Vabbè, adesso non lo trovo. E se qualcuno lo trova dove c'è contesa, la contesa è demonica. La contesa, dice, dove c'è il... ok, vabbè, comunque è in Giacomo da qualche parte. Non so, mica una concordanza. La contesa è demonica, viene dal diavolo. Perché? Perché la contesa è l'opposto di echad. Se echad, l'accordo, l'armonia, l'equilibrio è la natura di Dio, l'opposto è la contesa. La contesa, lo scontro, la disarmonia, la cacofonia, quella è del diavolo. Ok? Quindi, quando c'è la presenza di echad va tutto bene, quando c'è la presenza di contesa e di... Vi siete mai sentiti male quando leggi queste cose su Facebook, queste persone, cosiddetti fratelli, eccetera, eccetera, che attaccano tutti, a parte me, non importa, ma attaccano tutti, come t'azzardi a dire qualcosa, papapam, parte sti leoni della tastiera, ma perché allora tu sei qui, tu sei quella, sei un ateo, sei un figlio di Satana, ti senti come dire... Quello lì non è Giacomo, capitolo 3 dal 13. Grazie Gabriella. 3, 13. Chi è sa, state a sentire,
Chi è savio e intelligente fra voi mostri con la buona condotta le sue opere fatte con mansuetudine e di sapienza. Ma se nel vostro cuore avete amara gelosia e spirito di contesa, non vantatevi e non mentite contro la verità. Questa non è la sapienza che discende dall'alto, ma è terrena, animale e diabolica. Dove infatti c'è invidia e contesa, lì c'è turbamento e ogni sorta di opere malvagie. Ta-da! Grazie Gabriele. Giacomo 3 dal 13 in poi. Questa è la prova che dove c'è Echad, c'è la presenza di Dio, va tutto bene, la sapienza che scende dal cielo, e dove c'è la contesa, l'invidia, eccetera, eccetera, c'è l'opposto, c'è la presenza del diavolo, il turbamento, la distruzione. Ok? Quindi, oh, ecco perché chiudo con questa dichiarazione che fa l'Apostolo Giovanni in Prima Giovanni 5, 6, 7, 8, che dice questo. Lo spirito è colui che ne rende testimonianza, perché lo spirito è verità. Poiché tre sono quelli che rendono testimonianza nel cielo: il Padre, la Parola e lo Spirito Santo. E questi tre sono uno. Tre ancora sono quelli che rendono testimonianza sulla terra: lo spirito, l'acqua e il sangue. E questi tre sono d'accordo come uno. La Trinità, sì, lo so che la parola Trinità non esiste nella Bibbia, ma la Trinità, la divinità, la personalità di Dio sono tre in uno e sono d'accordo, vanno sono echad, sono in armonia, sono in equilibrio, sono perfettamente d'accordo una con l'altra. Quindi, quando stai ascoltando una voce, quando hai bisogno di una risposta, quando devi decidere chi ti sta parlando, cerca Echad, cerca l'armonia, perché lì e solo lì troverai Dio. Ok, un abbraccio da Babbo Mario, come vi ho già detto, domenica niente diretta, perché è il compleanno di mio figlio e celebro con tutta la mia famiglia. Un abbraccione a tutti quanti, vi voglio bene, ci sentiamo mercoledì prossimo. Ciao!